Allora, silenzio con il rumore delle acque, che per noi è una cosa normale. Io voglio veramente ringraziare Claudio e Raimondo, che hanno fatto un lavoro enorme, l'Associazione Alta Terra di Lavoro, Gennaro e la dirigenza scolastica, ma soprattutto voglio ringraziare voi, ragazze e ragazzi di questa scuola straordinaria, perché le cose non vengono a caso e la vostra scuola porta il nome di un martire. Giancarlo Siani era poco più grande di voi, non era ancora un giornalista, era un appassionato, era un ragazzo che si impegnava, è un martire anche lui, è stato ucciso barbaramente, come abbiamo visto succede troppo spesso, e quindi dovete essere orgogliosi di questo nome, come io sono orgoglioso che voi oggi davanti a voi scopriamo questa. Noi abbiamo trovato una strada, non era facile trovare all'interno dell'isola, perché questa è un'isola, un'isoletta, uno spazio, è la prima volta in 224 anni che diamo un segno tangibile, una strada che rimarrà per sempre, perché la toponomastica è una cosa che rimane per sempre, almeno questa è la mia opinione. Sono felice di farlo con voi, con ragazze e ragazzi come voi, e quindi queste cose purtroppo ancora succedono. Oggi le notizie che arrivano da mezzo mondo sono queste, sono morti, stragi, civili, persone che non hanno fatto nulla, persone che non hanno ancora iniziato il loro percorso e che vengono già uccise. Quindi mai più, questo è il nostro motto, diciamo, di questa giornata, ma sempre però ricordare, sempre onorare la memoria di chi non c'è più. Finalmente è arrivata l'amplificazione. Grazie di nuovo, io non posso che rinnovare, ecco, il mio ringraziamento a Claudio, Raimondo, Gennaro, tutta la dirigenza, la SOMS. Qua manca una persona, no? Manca il nostro Enzio, che tanto ha fatto per questa ricorrenza, è stato forse quello che ha mantenuto acceso il cero della città. Enzio Bartolomucci oggi è con noi, non è martire, ma sicuramente è con noi. È insieme a loro. È con noi. Quindi grazie ragazzi, Isola Dell'Iri sarà sempre a vostra disposizione, e quindi che devo fare? Devo togliere questo? Posso? Ecco qua. Grazie a tutti, il prossimo anno la strada sarà messa in maniera migliore, sarà bellina. Adesso andiamo ad offrire i fiori al fiume, sul ponte della Cascata Grande. Grazie ancora e in bocca al lupo per la vostra carriera scolastica. Grazie.